After Right e Lore sono due spettacoli in una serata sola che ci riportano un coreografo molto amato già dal pubblico milanese, Wyn McGregor, che questa volta si confronta con due capisaldi del Novecento, degli inizi del Novecento, tutte e due appartenenti alla Compagnia dei Ballets Russes. Si tratta della Sagra della Primavera e delle Nozze, creata da Bronislava Nijinska, la sorella dell'autore della Sagra, Václav, e Wyn McGregor ha aggredito questi due capolavori che sono impressi nella nostra memoria, soprattutto la Sagra, a distanza, come io ho sottolineato nel titolo della mia conferenza, nel senso che giustamente, pensando a tutte le sagre che sono state create dal 13 ad oggi, in questo momento mentre parlo ci sarà da qualche parte del mondo sicuramente un coreografo che sta facendo una Sagra della Primavera. Ebbene, lui ha pensato a un after rite, un dopo il rito, lo ha ambientato in una situazione desertica, nell'Atacama, in Cile, e lo ha anche calato nella nostra contemporaneità, cioè pensando a una terra ormai desertificata, ed è questo il nostro futuro perché abbiamo fatto di tutto per rovinare il nostro pianeta. Ha pensato a una tribù che soffre perché si trova in questa terra e ha una soluzione con una camera idropanica che dovrebbe rinverdire questo territorio. In realtà poi questa soluzione si rivelerà terrificante perché la figura della madre, che è centrale nel balletto, impersonata dalla nostra grande tragedienna Alessandra Ferri, deve fare una scelta tra le sue due figlie e una delle due viene sacrificata dentro questa camera sperimentale. E quindi di nuovo, diciamo anche After Right, pur non seguendo la traccia del libretto stravinskiano, che è Quadri della Russia pagana, finisce con una tragica morte. La cosa interessante è che poi Wyn McGregor in Lore, che è appunto la sua versione invece delle Nozze, recupera la figlia sopravvissuta e ne fa parte, anche se frammentaria iniziale, in uno spettacolo che però ha diciamo una poetica molto più formalistica rispetto a quella astratta, astratta nel senso di evocativa di After Right, perché le Nozze di Nijinska gli consente di prendere in considerazione la musica di Stravinsky, che è un agglomerato di canti di festa per uno sposalizio e di farne una specie di patchwork di incontri senza questioni di generi, maschi con maschi, femmine con femmine, femmine con maschi, cioè il problema non è più quello di sposi che non si conoscono, matrimoni combinati, come era all'origine nel soggetto del libretto scritto da Stravinsky. Ma occorre sottolineare che neanche la Nijinska seguì quel libretto, ma a parte questo, non lo ha fatto neppure Wyn McGregor, la cui poetica è estremamente interessante proprio perché è calata nel nostro tempo. Quando si parla di sinergie artistiche, cioè dei ballet russes,
di inizio secolo, si può pensare allo Studio McGregor, che è un agglomerato di intellettuali, drammaturghi, tecnici, light designer, che collaborano con questo coreografo neoaccademico per progetti che vanno non solo inseriti nell'ambito coreutico, ma anche cinematografico, di moda, installativo, e quindi sono delle nuove tecnologie anche molto sofisticate, quelle che abbiamo visto nel suo penultimo spettacolo dedicato a Virginia Woolf, sempre con la Ferri. In campo, Wilde McGregor è sicuramente un coreografo che torna alla Scala con un duetto da non perdere e che sicuramente riserverà molte sorprese sulle quali si dovrà riflettere.